È dalla notte dei tempi che si parla di collegamento stabile nello stretto di Messina. Antiche cronache, miti e leggende narrano di idee, alcune ardimentose, pur di collegare Scilla e Cariddi. La prima vera svolta arriva nel 1971, quando con la legge 1158 il collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente viene definito dal Parlamento opera di prevalente interesse nazionale. Nel 1981 nasce la società Stretto di Messina S.p.A., che nel corso di quel decennio avvia la fase operativa per la progettazione definitiva del ponte. Il 30 luglio 2011 la società Stretto di Messina S.p.A. ha approvato ufficialmente il progetto definitivo. Sono passati altri anni, oggi il governo sembra avere intenzione di rilanciare la grande opera e con il presidente del Consiglio Matteo Renzi rispolvera un cavallo di battaglia che ha accomunato i sogni di molti ex premier, sogni che ancora oggi dividono e fanno discutere, come dimostrano le interviste registrate nei giorni scorsi a Reggio Calabria. No, perché no? Perché non devono fare prima le strade, l'autostrada e poi fare il ponte sullo stretto. Come arrivano i mezzi a passare sul ponte se non ci sono le strade? Certo, prima le strade, finire l'autostrada saranno a Reggio, poi fare le strade e le infrastrutture per poter arrivare a Reggio. Che se no dove passano? Di dove andiamo? Che ci serve il ponte se non abbiamo le strade per poter arrivare? Ma può creare posti di lavoro? Sicuramente sì. Sicuramente sì, però non è che si perdono, perché alcune dicono che si perdono perché ci sono le caronte, le cose. Possono utilizzarle pure a farle lavorare sul ponte. No, affatto. Perché si creano posti di lavoro? Ma lasciamo stare, i posti di lavoro si possono creare anche in altri ambiti. Credo che il ponte sarebbe una bruttura. Ci distoglierebbe da quelle visioni ideali che la classicità ci ha tramandato. Ci sono delle altre priorità. Perché no? Si fa lavoro pure per i giovani, non per me, che ormai io sono arrivato dove dovevo arrivare, però si fa un lavoro che dura poco 10 anni. È un'impresa meravigliosa, però c'è un altro grosso problema che è meno meraviglioso. In questo caso Reggio Calabria sarà tagliata fuori. Perché? Perché il ponte dello stretto, visto tutte le strutture come deve avvenire, parte da Gioia Tauro e finisce a Ganzirri, quindi Reggio Calabria finisce. E una volta che finisce Reggio Calabria, i trasporti come vanno? Perché una volta il signor Berlusconi aveva progettato questo ponte sullo stretto con... E con i treni e con le macchine. Quindi lei non è d'accordo? Ma se lo fanno è un'opera meravigliosa, però se lo fanno è un'opera meravigliosa, però sono convinto che non lo faranno. Io sarei d'accordo. Di farlo, perché è una cosa utile per la città del Reggio, per tutta la zona della Calabria, è una cosa. La Sicilia, tutto, era utile per fare questo ponte. Bisogna vedere quando... Sono d'accordo. Lei è così giovane, d'accordo con il ponte sullo stretto? Bisogna vedere un po' le possibilità. Non è che... Da una parte sì, però la vedo un po' difficile, il ponte sullo stretto. Lo vedo un po' difficile. Dice che si creano posti di lavoro. Come dice il nostro Matteo Renzi, sì. Se veramente ha questa intenzione il governo di fare il ponte sullo stretto, per me è perché dà meno posti di lavoro ai giovani, a tutti noi. Ma la vedo dura, la vedo difficile, ormai sono anni che si parla del ponte sullo stretto. Ma... Favorevolissimi, certo, posti di lavoro e tant'altro, vero? Non ho capito. Assolutamente. A parte che sarà l'ottava meraviglia del mondo, credo io, almeno così dicono. Poi creerà posti di lavoro. Assolutamente, d'accordissimo. Ok, ciao.